Amici di Twitch, buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera. Benvenuti. Ciao amici di Twitch. In questa bellissima serata, episodio di Live Talks numero 137. Questa serata freschissima. Esatto, freschissima. Questa serata molto molto fresca. A tal punto che io non ho il condizionatore qua sotto, quindi mi sono messo un ventilatore qua sparato proprio in viso che mi procura delle paralisi. Ma vero, però... Ma perché però... mai? Boh, non capisco. Vero, neanche io. Sono su un altro pianeta con la felpa. Esatto, esatto. Comunque, sì, Spanky ha talmente tanto freddo che si è messa in tenuta invernale, guardatela. Beata te, Spanky, vorrei essere come te. Almeno faccio vedere tutte le nostre tenute. Sei a Cortina? Magari. Magari. Comunque, buonasera a tutti, oggi con noi abbiamo un ospite veramente stellare che ringrazio fin da ora di essere qui con noi, Alessandra Corompai, grazie mille, è un piacere poter fare questa chiacchierata insieme. Grazie a voi, grazie, e... sono molto onorata ad essere qua con voi. Che bello, più noi. Che bello. Piacere, ma guarda, più noi, più guarda noi. A fine serata probabilmente avrai un altro percepito e ci bloccherai a tutti sui social, però intanto ce lo prendiamo questo. Non li voglio più vedere. Soprattutto Spanky è la meno professionale, è la più... A fine diretta tutti ci dicono, ma perché non la cacciate via? Ma è del mestiere questa, invece... Sta mentendo Alessandra, non credergli. Andrea, Invidia. Mento? Andrea. No, quando riesce a finire dirette, Spanky, è che spesso non riesce a finire dirette, che connessioni che saltano, cose. Non è vero. Allora. Tralasciamo, tipo ieri che non gli funzionava l'audio. Comunque, prima di iniziare con Alessandra, vi ricordiamo al volo tutti i comandi che voi dovreste sapere a memoria, ma che ormai è sempre bene dire all'inizio della diretta, così da non interromperla dopo. Spanky, hai 20 secondi per dirli tutti. 3, ti prego, no. 2, 1. Esclamativo Telegram, entrate nel nostro gruppo Telegram, è gratuito e avrete le programmazioni a momento meme. Punto esclamativo canale. Sub, abbonatevi al nostro canale, no, gruppo. Dai 3,99€ in su, o gratis se avete Amazon Prime, non vedete le pubblicità, recuperate i VOD, usate le emoticon, giocate con noi nel Let's Play e mille altre cose. Entrate anche nel nostro gruppo esclusivo Telegram dove ci siamo noi che chiacchieriamo e anche i nostri ospiti, alcuni dei nostri ospiti, non faccio nomi perché non è educazione. Punto esclamativo ospite, ci manda i social della nostra ospite. Questa sera abbiamo il Facebook. Che stai a dire? Abbiamo messo Instagram. Mamma mia, quanto sei pessima. Va bene, poi va avanti, che lo show di show must go. Dai, cambiate le carte in tavola, scusate. Seguitela tutti, lo sto fare. Punto esclamativo quote. Questo ce l'abbiamo solo noi, pesca una frase storica detta da noi o dai nostri ospiti, volenti o nolenti, che è rimasta lì nell'epicità del programma. Quindi Alessandra, questa sera magari potrai entrare anche tu in questo calderone di frasi storiche, chi lo sa. Punto esclamativo merch, il nostro merchandising. Punto esclamativo partner, RDD, le voci del doppiaggio, Monkey Beats e Jeidaru, e donate. Bene, ci hai messo tipo... solo 3 minuti. Sì, 3 minuti. Scusate, oggi è... Infatti così. Vedo in chat, Spanky non sei stata dentro il tempo, cioè è vero Spanky. 20 secondi per dire tutta questa roba, però ammettete che... È vero. Soprattutto quando poi sbagli in corso d'opera a dirla, sì, il tempo si dilata. 20 secondi. Questa volta avete ragione. L'hai detta, hai detto praticamente 3 cose giuste e tutto il resto sbagliato, però non è vero, detto ho detto tutto sicurezza. Correttamente. Allora, eccoci Alessandra, dopo questa brutta figura di Spanky, e quindi capirai perché diciamo che è poco professionale. Si coalizzano i due, si coalizzano. Lascia stare, forza, non hai visto ancora nulla. Non è vero, noi le vogliamo bene in un certo senso. E io ti andrei a fare la prima domanda, che è l'unica che facciamo a tutti uguali, cioè noi abbiamo solo una domanda preparata che è questa. Molti ci hanno detto mi vuoi psicanalizzare, però secondo noi è interessante, ti faccio anche un piccolo preambolo, no? Che non è necessario, mi piace la chat, quindi lo faccio. Noi, ci è venuta in mente così, di solito usciamo la mattina, no? E magari incontriamo 10 persone e in base a come siamo in quel momento e a come ci rapportiamo con loro, magari queste persone hanno 10 immagini differenti di come noi possiamo essere, no? Però per noi è molto interessante vedere invece come l'ospite si vede dal proprio punto di vista. Quindi io ti chiederei chi è Alessandra, non tanto poi dal punto di vista professionale, perché ne andremo a parlare nel proseguo della diretta,
quanto dal punto di vista di Alessandra stessa per quel che riguarda hobby, passioni e aspetti caratteriali che poi vanno a esulare magari il tuo, la tua professione principale. Allora, bella domanda. Chi è Alessandra? Io ancora lo devo scoprire. Vero? No, come vi dicevo prima, sono molto cambiata in corso d'opera, sì. Col tempo. Sì, ero una ragazza molto, molto timida e questo mestiere mi ha veramente aiutata nella vita. Io, a parte che non dovevo essere qui, non dovevo fare la doppiatrice, dovevo essere ballerina di danza classica. Ma questo dai. Era il mio sogno. Io ho studiato fin da piccola danza classica nell'accademia, mi ero diplomata, poi vabbè, sono stata male per una cura sbagliata, bruciata la carriera e quindi sono stata 2 anni in crisi, chiusa a casa, non volevo più uscire, insomma una cosa un po' seria. Come ho superato questa cosa? Ho detto vabbè, ma adesso che fa? Mi sono dovuta reinventare. Mm-hmm. E mi sono detta adesso che faccio nella vita, che faccio e mi è venuto così tanto di genio e ma a me piacerebbe recitare, però essendo troppo timida cinema, televisione, no, mi sono andata a inventare, dico a me piacerebbe recitare al di qua della telecamera. Chissà come sarebbe doppiare, e senza fare scuole, niente, ho visto un telefilm, sono andata a vedere i titoli di coda e mi sono detta ma perché no, io quasi quasi ci vado in questo studio di doppiaggio e diciamo che ho fatto un passo da gigante, perché mai nella vita io da sola mi sarei presentata e avrei certo. fatto questa... E niente, è andata così e ho cominciato a assistere in sala, ho chiesto il permesso ovviamente e c'era come primo turno, me lo ricordo come fosse ieri, Silvia Pepitoni che si faceva una bella colonnina separata. Silvietta, ciao, chissà se ci vede. Ciao Silvia. Ed è stato il mio primo approccio in una sala di doppiaggio. E ho assistito, andavo tutti i giorni a vedere, e poi ho fatto anche l'assistente di doppiaggio, e poi quando mi sono sentita sicura, ho cominciato a fare provini e niente, sono entrata. Mi è andata bene, devo dire, perché ecco, non avendo fatto scuola e niente, insomma, mi posso ritenere soddisfatta. E, diciamo che di base la timidezza mi è rimasta, okay. E dal di fuori, anzi, mi vedono molto algida, molto sicura di me, molto... No, ci sta però, cioè, è la prima impressione sbagliata. Sì, sì, è un percepito sì, che magari sì, sì. Anzi, mi dicono questa c'ha la puzza sotto il naso, figurati, adesso una stronza. Questi perché... stolti. Il primo impatto io rimango un po' di ghiaccio, ma non sono così, mi disegnano così. E un essere, una difesa, non lo so, creo distacco. Molte persone all'inizio mi dicono ma io mi credevo che tu fossi di quale altra persona, molto criticona, molto su un piedistallo. Invece poi quando mi conoscono realmente per quello che sono, sono un pezzo di pane. Anzi, ma magari io fossi tutti questi personaggi... Un po' alla Fujiko, diciamo, ti vedono. Ma magari fino adesso avessi imparato qualcosa. Io so recitare benissimo, ma poi nella vita sono tutt'altro. Mi dici, un elefante, guarda, sta volando, dove?
Io credo a tutto. Credo a tutto, ahimè. Vedi. E niente, non capisco. Vabbè. Ah, e anche tu sai di cosa parlo? Purtroppo sì, finché non ci arriva la batosta, quella che poi probabilmente non ci farà più credere a nulla. Arriva puntualmente. Ho paura, sì. Però mai smettere di credere nell'impossibile, dipende no? Dipende dalla batosta. No, per no. Il momento continuiamo a credere nell'impossibile. Come si dice, non so, a Roma, non lo so, se tu nasci quadrato, non puoi più tondo, È vero, è bellissimo. Può un po' migliorare, sì, io sono migliorata tantissimo, anche, anzi, se sono qui a essere a fare interviste, cose, vuol dire che di strada ne ho fatta, perché prima io... Vedi? No. Il però... primo premio che ho vinto, il primo Astro d'Argento, è stato un trauma per me, parlare in pubblico. Salire sul palco. Salire sul palco è stata un'esperienza bruttissima, brutta, che adesso dico, ma guarda te come vivevo male, ma perché? Cioè, quante occasioni mi sono persa, quanto... Adesso invece mi godo tutto, adesso che è tardi, adesso dovrei ricominciare da capo per godermi... Ma c'è un click, c'è una soluzione che hai trovato per fare questo passo in avanti o cioè allontanarti da questa ansia che avevi prima? Hai fatto qualcosa? Devo prendere appunti? No, non ho fatto niente. Solo con l'età, quando ho detto vabbè basta, tanto alzo le mani. Quando ho lasciato andare, quando ho detto vabbè succeda quel che succeda. Perché poi la mia maniacale voglia di controllare tutto, no, adesso qua non ho fatto bene, io non mi piacevo mai, io ogni volta che mi sentivo dicevo, Madonna, ma come fanno questi a sentirmi? Non mi sono mai piaciuta fino a poco fa, ho detto, vabbè. Ah, però. Non male. Ragazzuoli, io faccio al volo un F5. Scusami, hai chiesto qualcosa? Sì, faccio al volo un F5 perché mi hanno detto che ci sono dei piccolissimi ritardi che vado, spero di andare a risolvere in questo modo. Un attimo. No. Vediamo se si risolve con un bellissimo F5, di solito funziona sempre. Eccomi, vediamo un po', diteci in chat se le cose sono risolte, per favore, grazie. Fateci sapere. Sentite bene adesso? Sì, penso di sì, almeno io adesso vi vedo bene, vediamo dalla chat. Sì, ok, perfetto. Vi vedo verde. Questo F5 è come la botta che dai alla TV per farla... No, vi vedo no. Verdi è una città Boris. Era una citazione... Perfetto, per sì. Mauro. Perfetti. L'ho colta. Ma sentiamo il pubblico come mi vede allora. Come mi vede il pubblico? Allora, come... vediamo. Funzione do. Mentre... Ormai mi conoscono. Sì. Mentre noi faremo la seconda domanda, voi scriveteci come vedete Alessandra, così gli riportiamo i vostri commenti proprio live, ok? Ce n'è già uno adatto di PGK se vuoi. Adesso lo leggiamo, Spanky, con calma. Spanky è in ansia. Spanky, la prossima volta sì, ti portiamo le bustine quelle per respirare, no? Sì, quelle là. Esatto. Così almeno hai modo. Comunque, l'ansia la conosco. È una brutta bestia. Ma Spanky è peggio. Infatti, esatto. Esatto. Alessandra, hai detto prima che la tua grande passione era la danza classica, no? E poi ovviamente hai avuto anche tanto spirito di iniziativa, tanto coraggio, no? Come si dice, chi non risica non rosica, a cercare di entrare comunque in un mondo per il quale non avevi fatto tutta la preparazione iniziale, e poi hai avuto una carriera veramente meravigliosa nel mondo della recitazione e del doppiaggio. Però la mia domanda è questa, dato che ci hai parlato della tua precedente grande passione, avessi potuto scegliere qualsiasi cosa come il tuo lavoro principale,
magari il sogno da bambino mio era, non so, l'astronauta, il veterinario, ecco. La tua passione più grande è coincisa poi con effettivamente la recitazione del doppiaggio, entrandoci dentro e lavorandoci, oppure è rimasta comunque un'altra, magari la danza classica? Beh, la danza classica è la mia passione che è rimasta, perché mi chiedo sempre cosa sarebbe stato di me se le cose fossero andate sempre, è una cosa che mi porto dentro, ci ho sofferto tanto, io non potevo vedere balletti, è da poco che ho ricominciato, ho anche studiato di nuovo, ho fatto sbarra, ma io ho strappato tutto perché ogni volta che entravo in contatto con quel dolore, ma perché pensa, fin da ragazzina io ero votata per quello, io non andavo a feste, scuola, danza. E quindi io mi inventavo da ragazzina, gli altri bambini giocavano con le bambole, cioè io giocavo a fare l'intervistata, sì, sono una grande ballerina, adesso vado di qua, cioè io sognavo le interviste, sta grande qua, Carlo Bracci. Per me era un sogno non irraggiungibile, io ci credevo, io pensavo quello. E quindi è stato però diciamo che non mi posso lamentare adesso. Ok, ma certo, anzi mi dico cosa posso fare ora se dovessi cercare un altro lavoro, non c'è, perché io tuttora mi alzo la mattina felice e dico: oh, devo andare a doppiare, che bello, chissà che farò oggi. E non è poco, non è poco. No. Svegliarsi tuttora dopo 40 anni, 41 anni perché sono entrata in pensione. dopo 40 anni di lavoro e avere lo stesso entusiasmo, la stessa gioia, non è poco. Cavolo. E quindi mi dico, allora forse è meglio che sia andata così. Perché poi la carriera della ballerina mi autoconvinco, mi dico, ma Alessandra bella, sì, ballerina, eccetera, i viaggi, eccetera, però 40 anni, dopodiché è finita. Poi uno che fa si deve reinventare di nuovo, non è semplice. L'insegnante, la coreografa, invece l'attrice, devo dire che siamo immortali, perché finché reggiamo la dice fino a 90 anni, fino a che vive, fino a che sta bene con la testa, con fino a che riesci, fiori di attore, fino a che riesci, lo puoi fare sempre, è un riscoprirsi, mai darsi per scontati, mai sentirsi arrivati, è questa la il segreto. Questo è un bellissimo, la via da seguire. Questo è un bellissimo insegnamento, un bellissimo consiglio. Mai sentirsi arrivati, mai dire io ormai, figurati, che mi dai un'intuizione a me, ma no. C'è sempre da imparare. Esatto. Anzi, io oggi sono contenta perché tanti direttori c'è il riciclo, no? Ci sono giovani, ragazzi competenti, bravi, e a me piace perché hanno una freschezza, cioè una freschezza che ci consente di rinnovarci, dai, ogni tot bisogna rinnovare, c'è poco da fare. Bene, per rimanere, perché non è difficile saper vincere il provino. Nella vita i provini, sì, li vinci, capita pure che c'hai culo, ho vinto il provino, ma poi bisogna sapersi reinventare, perché non è detto che poi, sì, hai fatto quel filmone, sì, hai riscosso il successo, e poi
E poi la vita va avanti e purtroppo va corsissima, si corre, sì, sì. Si corre, ti bruci, se tu non ti se non sai reinventarti, ti bruci e poi diventi... Sì, anche perché poi, soprattutto insomma, in un periodo così, dove è vero che magari le produzioni da un certo punto di vista hanno un po' faticato a far uscire prodotti al cinema, no, venendo proprio anche dal periodo insomma sanitario un po' particolare, però in realtà sono usciti tantissimi prodotti anche se esclusivamente in digitale, anche se esclusivamente sulle piattaforme, quindi capita magari che fai un film di cartello, no, un film molto importante, un film che rimane appunto nell'immaginario collettivo, però insieme a quel film escono altri 20, 25, 30 prodotti e se la tua voce è in quel film ma non è in nessun altro dei prodotti che in quel periodo esce o che esce, insomma, a distanza di qualche mese, diventi una voce dimenticata in un certo senso, perché poi è anche questo il gioco, di sentire spesso anche le stesse voci, le voci di qualcuno. Certo. Siamo tanti. Sì. Mi è successo di stare dei periodi lunghi a casa e mi dice, oddio, è colpa mia, non so più recitare, ma magari non piaccio più. E invece no, sono momenti, magari le attrici mie non, in quel momento non giravano nulla, perché ormai andiamo con le attrici che doppiamo di solito, se loro fanno qualcosa, poi lo sapete anche voi, più si va in là con l'età e più è difficile trovare personaggi, perché ormai sono tutte giovani, telefilm, i ruoli sono... ragazze, ragazzi. Ok. Sì, anche quindi... per dare più continuità, no? Ecco, come quando uscì Beautiful al tempo. Beautiful aveva tutto un cast fondamentalmente medio-giovane per portarla avanti, insomma, 20 anni probabilmente. Un po' particolare. Il direttore è stato lungimirante? Ma più che il direttore, il regista, cioè i sceneggiatori, a parte che i sceneggiatori a un certo punto riattaccano di qua e di là cose, vabbè. Però cioè, sei lungimirante che dici, mi prendo un cast giovane perché fra 20 anni ancora me lo tengo e mi fa ancora la stessa gag. Hanno fatto così. Comunque bisogna tenere duro, Teniamo duro. Molto bene. Cioè, allora... bisogna tenere duro, fare sempre bene, sforzarsi, perché questo purtroppo è che è un lavoro meraviglioso. A volte, lo riconosco, è un po' storpiato, povero doppiaggio, e a volte ne parlano male, non hanno tutti i torti per questo. E invece dovremmo tutti farlo. Cioè siamo veramente delle persone che è una cosa da tenere cara, sì. come un vino, come l'olio, come l'olio, no? L'olio DOP. L'olio DOP. No, mi è piaciuto il paragone, anche perché insomma rende bene l'idea, no? Di quanto poi questa quest'arte venga debba venire è un'arte trattata col giusto, va trattata come arte, dobbiamo essere oddio, stasera non mi vengono le parole, aiutatemi. Non preoccuparti, il concetto è passato molto chiaro, Nel frattempo ti leggo qualche definizione. Bisogna mandare ai giovani quanto è importante, come nella moda. Sì. Tramandarlo e far capire che effettivamente bisogna approcciarci. Siamo i big, i migliori. Certo. Sì. Siamo i migliori e quindi eccellenza. Brava, siamo l'eccellenza. Grazie. Oh, una cosa buona quindi l'hai detto, bisogna fantastica. Pompino suo l'ha fatto. Non a caso ci sono tante scuole di doppiaggio, tanti vogliono fare doppiaggio e quindi un motivo ci sarà.
Sì, è vero. Sì, sì. Ma poi dipende sempre, cioè, c'è sempre un discorso, no? Anche di recente era nata, insomma, un po' la tematica, no? La tematica calda del tipo concorso, tipo fai questa cosa e vinci un'esperienza leggera. Un'esperienza leggera, cioè, quando c'è questo, effettivamente, secondo me, c'è un po' la morte dell'artigianato. Cioè, l'artigianato vuole il suo tempo, ma vuole anche la sua qualità. Non può andarci chiunque a farlo. Non puoi mettere in palio un lavoro specializzato. Non è detto che hai una bella voce, tu per forza, ecco, hai una bella voce, devi fare il doppiatore. Ma chi l'ha detto? Esatto. No, però non funziona così. No. Sono d'accordo, però è un po', secondo me, come quella cosa che vedi, cioè io non gli darei poi... è come quando c'è il concorso e scrivono, che ne so, partecipa a sta cosa, mi si è astratto un vincitore che giocherà allo Stadio Olimpico in un Roma-Napoli, cioè non è che lo metti là a giocare la partita. Pure, anche Miss Italia, Miss Mondo, un trampolino di lancio, magari può essere una cosa così divertente che poi ti dà l'input per studiare. Esattamente, però io, no, io, cioè, è come, non è che gli metti il vincitore a giocare la partita tra i professionisti, cioè gli dai un calcetto al pallone, poi lo rimetti a centro. Ma noi fruitori ce ne accorgiamo. Ma no, ma io non gli farei, cioè, non lo metterei proprio, cioè, è come prova l'esperienza, ma non è che lo metti all'interno di un prodotto, perché sennò poi quel prodotto muore, capito? È quello il problema, dovrebbe essere trattato. Ma se a monte poi ci sono i talent tipo... che doppiano i film Disney, scelgono persone che non fanno, che non sono nel nostro campo solo perché hanno il nome. Esatto. È quella la cosa sbagliata. Ecco, esatto. Io mi batto. Sono sempre battuta, anche perché poi se li metti insieme a noi, la voce così, è chiaro che stona, si sente che stona. Nettamente. Cioè, ma poi il problema esatto, e poi il problema grande è che comunque per uno scopo loro credono, perché hanno trovato la voce del momento, il nome del momento, poi il film abbia ma poi il pubblico lo va a vedere e non credo che non hanno i tatti, cioè. No, ma... perfettamente d'accordo con te. È vero, il problema grande è che poi quando magari ha anche un bellissimo film e per scopo promozionale tu inserisci una voce, magari un talent, in una voce protagonista o coprotagonista, quel film purtroppo viene danneggiato, perché comunque i fruitori se ne accorgono, i professionisti ci stanno dentro, ma proprio perché ci sono professionisti molto forti, che sono eccellenze in questo mestiere, si sente ancora di più il gap con la voce che è stata messa lì. È un'idea che non ha né capo né coda, anche perché in America parte dai talent, cioè sono i talent, sarebbero gli attori veri, certo. Nicole Kidman, cioè sono attori che danno la loro voce ai cartoni. Sì. È vero. E qua invece che pigliano? DJ Francesco. Facciamo sempre l'esempio. Noi facciamo anche l'esempio del Re Leone, cioè Marco Mengoni e Lisa, due bravissimi cantanti. Però poi effettivamente quando li senti cantare, esatto, giustissimo, li fai cantare come il film Mary Poppins, dove non era la doppiatrice che cantava un'altra. Mm-hmm. Bene. Sì. E poi però il momento della recitazione c'era il professionista. Esatto. Questo vuol dire mantenere alto il doppiaggio, perché poi la gente dice: ah, se doppia quello che non sa capare, non è come se io mi mettessi a fare un'operazione a cuore aperto. Ragazzi, sì. Non si fa. Sono d'accordo. Non si fa, no. Sono d'accordo, però io dirò Io dirò anche di più, non solo secondo me è una mancanza di rispetto nei confronti dei professionisti, perché fai passare il messaggio di
Allora, passi questo messaggio, è una tutti lo possono fare. Esatto, ma non è così. La mancanza di rispetto, secondo me, ha doppio strato. È una mancanza di rispetto anche nei nostri confronti, che magari paghiamo delle piattaforme il biglietto per andare a vedere un film che magari è molto bello, ma rovinato poi da quel paio di voci che purtroppo che stonano. Nel vero senso della parola. È che il pubblico dovrebbe... È chiaro. Sì. Sì, sì, farsi sì. sentire sì, nei casi. Perché c'è stato un periodo. C'è stato un periodo di talent particolari, no? Anche nel doppiaggio italiano. Però si parlava di talent di un certo spessore, cioè che ne so, Magalli che fa Filottete, al tempo magari poteva essere Magalli considerato. Magalli è un attore bravissimo. Sì. È sì, bravissimo. Sì, 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 sì. Magalli, veramente, l'ho sentito, ho sentito un film carinissimo francese, dove tra l'altro doppiava un attore, aveva la stessa fisicità, lui è un attore, non a caso all'inizio ha fatto l'attore, ha fatto sì, la sì, scuola. No, è per questo, cioè, era una persona allora, che... Dopo... Sì, no, non familiarizzava molto con Leggio, l'hanno comunque inserito in un contesto dove funzionava, e ha fatto perfettamente il suo lavoro. Ci sono stati però altri tentativi nel corso del tempo dove questo binomio dell'essere magari un attore di presa diretta, allora ok proviamolo a Leggio, non ha proprio funzionato così tanto, perché effettivamente poi sono due cose diverse. Tutti gli attori anche di presa diretta sono capaci, certo, vedi certo. Il doppiaggio non è per tutti, certo, non certo. È per tutti, non è semplice. Diciamo che noi che ci riusciamo siamo tra virgolette un po' fortunati, perché non è da tutti, non è da tutti, cioè devi avere una dimestichezza, a parte che è una palestra, come diceva il mio buon vecchio maestro Amendola, mi diceva sempre è una palestra, lo sa, più lo fai più impari. Come andare in palestra, esercitare tutti i giorni, papà. Prima o poi. Perché poi devi andare in sync, devi avere talmente sicurezza sì. della tecnica da dimenticartene. Cioè io a volte magari posso anche incidere senza vederla, perché ho tanta tecnica. Mm-hmm. E a volte vado, magari se sicure, rifaccio perché non si fa mai, però magari se è un fiato, un va bene, si uccide così, senza... Ma perché? Perché ho anni e anni e anni di tecnica, di sicurezza. Certo. Sì, è chiaro, è chiaro. Ma intanto ti leggo qualche commento alla domanda come mi vedete. Allora, Fanpage scrive fantastica, Chuck Spire super elegante, Willow splendida, Roberto è una persona solare mm-hmm. e molto molto simpatica. Poi c'è PDK che scrive salve Alessandra, le scrivo da parte di Aurora, la rossa della Arts Factory dove ha tenuto lezione qualche settimana fa. Voleva ringraziarla per la lezione, invece che scrivo sono Andrea, ho lavorato con lei come assistente di sala doppiaggio alla Tecno Movie con Massimiliano, il direttore prima del Covid, quindi sicuramente non si ricorderà di me, ma le faccio i complimenti. Quando l'ho assistita non ho dovuto fare nulla, no. Lei è una veterana, quindi complimenti su complimenti, Alessandra. Bello. Carini, grazie, sono contenta. Vedi che invecchiaia, allora è vero la cosa. Gallina vecchia fa buon brodo. No, non è vero. Ma quale vecchiaia? Ci dissociamo. Sì. E beh, doppiare altri 100 anni, vabbè. Preparati. No. Dopo ne parleremo, cioè io praticamente adoro qualsiasi cosa tu abbia doppiato Alessandra, ma ce n'è una in particolare che è rimasta nel mio cuore che non svelerò, però sono curioso. Poi ti farò sapere. Come no? Ti farò sapere. Vediamo se mi piace. Speriamo di sì. Allora, c'entra una cabina blu che viaggia nel tempo e nello spazio, insomma, una
Sì, ah, ho capito. Quello, cioè, penso sia stato il personaggio, il personaggio che ha accompagnato, diciamo, il dottore più, più tosto, più sì, carismatico, e poi la tua voce è proprio la ciliegina. Mi è dispiaciuto quel personaggio che non c'è stata tanto, mi è dispiaciuto, era divertente. Tra poco ritorna, Alessandra. Tra poco ritorna. Hanno fior fior d'attori. Lei? No, sì, ritorna lei per uno speciale di Doctor Who, già stanno girando, sono in fase di... ritorna sia David Tennant che lei in uno speciale per il 60esimo, mi sembra, di Doctor Who. Quindi, insomma, dita incrociate, non vediamo l'ora. Per il 60esimo, gli anni miei! Gli anni miei! Quindi, vedi, tutto torna, tutto vedi, è vedi, bellissimo. No, speriamo che mi richiamino. Se non lo fa, se non lo fanno, io mi incateno a un palo e non mi scateno parte fin quando. Parte una valanga di mail, petizioni. Bisogna lasciare andare. No. No. Se è bene, no. No, no, io combatterò contro tutti e tutti perché non voglio assolutamente sentire Donna Noble con un'altra voce. Un'altra voce. Quindi... Comunque no, veramente complimenti perché mi è rimasta... Tu hai dato un bel annuncio, hai dato una bella notizia. Bene, sono contento. Son contento. Allora, Spanky, per cavalleria la domanda prima a te, poi Andrea e poi andiamo di corsa a tutte le domande della... Tutte no, ovviamente, se no dopo mi prendono la lettera. Però a pescare a caso dalle domande della chat. Io vorrei domandare mille e uno cose, ma purtroppo una ce n'ho. E quindi ho scelto questa. Sì. E allora abbiamo... Oddio, Spanky, che è successo? No, un problema tecnico. Spanky. Spanky. Era il tuo momento. Spanky. Aspetta, vediamo se riesce a rientrare adesso. Un attimo. Siete stati voi, no, dite la verità. No. Siete stati voi. No, Spanky, vediamo. Aspetta. Forse riusciamo a farla rientrare un attimo. No. Vediamo. Spanky, brutta... però fai richiesta. Ok, ecco. Sei proprio una brutta persona. Sono stati loro. No, non sì, è vero. Ovviamente. Non è vero, Spanky. Non è vero. Bugiardi! No, c'è stato un problema tecnico. Anche ieri hai avuto problemi nella tua diretta, quindi è stato un problema tecnico. Questa la usiamo come scusa adesso, mi piace. Tutto bene. Allora, scusa, Alessa, dicevo. Abbiamo avuto dei tuoi... Ma un'altra volta. Vabbè. Dai, non sono stato io stavolta, è stato Andrea. Questa è la colpa una sua. Volta per uno, vi siete divertiti? Esatto, sì, abbastanza. Bambini, state ok? Sì, va bene. Spanky, dai. Niente, questa domanda... No, non te la vuoi fare. Mi ha disattivato l'audio, Alessandra, mi dispiace. Qua... Volevo sapere, dato che abbiamo avuto dei tuoi colleghi che hanno partecipato a serie iconiche, e lo hai fatto anche tu, mi viene in mente Beverly Hills, ma anche Lupin e tantissimi altri, che al leggio hanno sviluppato... vere e proprie relazioni di amicizia che durano ancora oggi con i colleghi. Tu hai una qualche storia da raccontarci rispetto a questo? Oddio, storie... No, io ho sempre cercato di dividere le mie storie. I colleghi rimangono colleghi. Sì. Okay. Diciamo... Sì. Anche se per carità simpaticissimi, però no, niente, io ho sempre tenuto fuori il mondo del lavoro, con le cose amorose, che ne so, è capitato così, Ci sta. C'è niente di male, assolutamente. No, sì, è vero, confermo tanti colleghi, sì. Beh, anche perché il leggio, cioè al leggio posso capire che insomma al buio le cose, quando cominci a fare quando una volta, ahimè, cosa che non torneremo più, si doppiava in due. Sentivo anch'io che a volte poteva nascere qualche cosa, qualche, insomma... Si creava un'alchimia particolare, diciamo. Un'atmosfera. Sì. Ah, ma sì. Anche amicizia, questo... Vabbè, ok.
Ok, no, però, sta, però effettivamente ci sta, perché anzi, mi piace. Immaginati magari, cioè, comunque nelle luci soffuse del momento, magari di due personaggi molto carismatici quando ancora si doppiava insieme, no? Magari una storia d'amore, del romantico. Vabbè, scusami, ma no, io però una cosa più alla Friends, come ci ha raccontato Simone Mori. Raccontato Simone Mori, che poi hanno fatto la scena, cioè quelle sono amicizie, non è che volevo... No, però effettivamente si può anche insinuare qualcosa però, di più, Alessandra, comunque, però comunque siamo energia, sì, e quindi dal corpo, sai, anche quando c'è il primo impatto, il primo amore, che all'inizio c'è, senti qualcosa che ti attrae, una calamita, cioè sì. Mi è capitato, devo dire, che a volte che dico, oddio, che è sta cosa che sento? Questa sensazione. Questa energia. Mm-hmm. Sì. Cioè, a volte sì. Ok. Perché magari ti cali talmente nel personaggio che poi magari chiedi, oddio, ma che me lo sto dicendo davvero? Oddio, mi ha detto ti amo. Oddio, ma davvero? Ma... O sarà stata la voce? E allora ti spingi oltre, ma no, provo, vado oltre. Dico che succede, gli butto là. Bellissimo. Luca scrive: man, regala Spanchi una connessione migliore. Ma io che ci posso fare se Spanchi sono loro ragazzi, che mi buttano fuori? Non ci posso fare niente. Luca, io non ci posso fare niente. Non Spanchi. Dovresti cadere in questi tranelli. Lo Spanchi di è così. Andrea, prego. Allora, Alessandro, io volevo chiederti, dato che ci hai parlato appunto della tua fedelissima compagna di viaggio, però l'ansia, come hai affrontato, soprattutto all'inizio, i primi tentativi, diciamo così, i primi provini? L'ansia ha giocato a tuo sfavore o sei riuscita a dominarla per farla diventare un valore aggiunto? Guarda, entrambe. Ero ansia cioè la voglia di andare avanti mi ha salvata, perché io mi ricordo ancora il primo provino con Amendola e dalla cuffia mi sentivo un rumore e non riuscivo a capire, oddio, ma adesso mi diranno che c'è un rumore, chissà perché non mi dicono niente. No, sapete che cos'era quella toc toc? Era il mio cuore. Ero talmente emozionata che io mi sentivo il cuore nelle orecchie in cuffia, tum 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 tum, e dicevo, ma io sento un rumore, ma com'è che non mi dicono niente? Perché ero talmente panicata che... però la voglia e la costanza ha vinto. Beh, e quindi no, ma... ho vissuto sempre male, ma non lo so perché andavo avanti. Io vivevo male i provini, dicevo, oddio, adesso non mi chiameranno più e ho fatto una cagata e ho fatto male, e invece poi mi richiamavano e beh. È andata bene. ci sta bene. Hai preso appunti, Spanchi? Sì beh. Tutto qui. Sì, perché devi sapere Alessandra, sì, che Spanchi ha un sogno, ecco, avere un sogno. Ha un sogno che è quello di diventare anche lei poi un giorno attrice e doppiatrice. Il problema è che ha studiato con fior fior di professionisti che poi sono anche venuti in live, come Massimo Corbo, Silvia Pepitone. E Massimo Corbo alla domanda "com'è Spanchi? È brava?" lui ha risposto: "Diciamo che si applica." Ecco, questi non sono proprio le premesse, no? Quindi fai tesoro di quello che ti dice Alessandra, perché così potresti, certo, no? Faccio tesoro sempre. Devi perseverare, andare avanti. Non ho mai fatto nulla, sto studiando, come giusto che sia, prima studio e poi brava. Allora, che sono il mio consiglio: non fare mai provini se non ti senti più che sicura. Se non ti senti la prima impressione Bra, ok. Se non ti senti più che sicura, esatto. Quando ti sentirai
quella di te stessa, che potrebbe dirai, non arrivare mai in questo momento. Ma perché no? Ma io ti vedo così carina, così hai una, vabbè, ti sto dicendo che hai una bella voce, però quindi hai la dizione perfetta, hai la dizione perfetta, e forse devi avere un po' più di sicurezza in te stessa. Continua con lo studio, guardati tanti film vecchi, i film vecchi a me hanno aiutato tantissimo, okay. Hanno fatto, vedi, questa è una cosa che nessuno mi ha detto. Io ho imparato su quei film. Su quei film vecchi. Mi ripetevo a ruota libera, tutte le battute. Ok. A pappagallo, io le ripetevo a pappagallo. E poi piano piano sul sonoro? Piano piano. Scusate questo momento. Sì, sì, dal film. Tu senti le battute quando recita un attore. Sai, io ti volevo dire che... E io appresso. Sai, io ti volevo dire... E la facevo uguale. Okay. Sai, io ti volevo dire... Sai, io ti volevo dire... Va bene, grazie. Restate questo preziosissimo consiglio. È così, eh. Devi prima imparare a pappagallo. Poi, quando sai un po' recitare, poi te le fai tue e ti crei un tuo personaggio. Io adesso... posso farla come mi pare, posso in quello che doppio magari metterci il mio zampino, mettere la mia, un po' di mia personalità. Ok. Bene, ciao. Spanky, okay. Quindi il gioco della personalità tu non potrai farlo, Spanky. Perché... Come no, scoppiettante. Ilaria scrive, ma quindi hashtag il man viene smentito? No, il man verrà smentito quando Spanky poi diventerà affermata nel mondo del doppiaggio. Allora io... La testimonianza è il suo insegnante diretto, che è Massimo Corvo, che ha detto: è brava, no, si applica. Ecco, questo è proprio virgoletta. Ogni volta che glielo chiedono è sempre peggio. No, è sempre questo rimane, e poi no, te lo può addolcire. Però questa è stata... Mi vuole anche bene, pensa. Sì, però anch'io voglio bene, non so come voglio bene a un Massimo, gatti. un pezzo di pane. Lo so. È buono. Appunto perché buono, pensa, si è fatto buono, è bellissimo, è uno dei miei, mi piace tantissimo Massimo. Ah, Massimo, come doppia il mio attore preferito, lui, per me è lui, la voce sua, che a volte lo sento st'attore con delle voci improbabili, e, ne sono almeno tre. L'attore della Mosca. Della Mosca. Ah, Seth Goldblum. Ah, se trova Jeff Goldblum. È il mio attore preferito. Chi disprezza compra, ma che stai dicendo? Io sto leggendo la chat, Alessandra, dicono chi disprezza compra, il man compra da quasi un anno. Man, cosa dirai, dice Luca, quando diranno Spanky la doppiatrice migliore del mondo, le farò i miei complimenti, ma no, fino ad allora, me la stanno dicendo. Fino ad allora è un caso ipotetico, molto ipotetico, cioè è tipo una dimostrazione per assurdo. È proprio... Esatto. Vedi come mi affosso. Poi Alessandra, vabbè, andiamo avanti. Alessandra parla così perché non ti ha mai sentito al doppiaggio. Non ti curar di loro. Neanche voi, però. Alessandra, senti, tu non l'hai mai... Io l'ho sentita ieri in diretta, che era da sola, e ha parlato tutto il tempo... Ciao ragazzuoli, come state? Tutto bene? Ma non è vero. Mi hanno scritto in privato dicendo: ma è una reclame... Hai presenti i filmati, no? Quelli che dopo mezzanotte per caso incontravi durante le televisioni e sentivi la voce: chiama il 144. Ecco, era questo, Spank. Beh, ci sono... Perché anche stava studiando un nuovo personaggio. Stava studiando un nuovo personaggio. Mi piace, Alessandra, questa interpretazione. Mi piace, non era lei, ma stava interpretando un personaggio. Vedi? Beh, ci sta. Certo. Ci sta. Uno, nessuno, 100.000. È vero, guarda, ti ha salvato in calcio d'angolo, Spagna. Esatto. Allora, io direi che è il momento di passare alle vostre domande, bravi. C'è quella del social partner. Ah, c'è quella dei social partner prima, scusate, sì. Poi passiamo alle vostre domande che vedo bravissime, le state evidenziando, quindi evidenziatemele così, scorro durante i vostri commenti, che sono tante e sono felicissimo che siano tanti, quindi... Ma quindi mi vedono, mi seguono? Certo, sì. Ci sono un sacco di domande ancora, quindi sono... Sono felice, sono molto felice di potertele, insomma, porre
E è anche felice di poter far felici chi ci segue, così avranno una risposta diretta. Spero di saper rispondere. Fate i bravi sulle serie. Fate i bravi. Il nostro meraviglioso jingle lo metteremo. Sì. Vai, domanda dei social partner, sì. A Erdna. Sì. Sei tu al contrario. Sì, sì, sì. Allora, la domanda viene da Roba da Doppiatori, che ti chiede appunto, potendo ricominciare da capo la tua carriera, faresti qualcosa diversamente? Non venire in questa diretta. Potrebbe essere. No, non gli dare suggerimenti, no. Non le dare. Sì, 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 prendere tutto alla leggera. Sì, sì, sì. Okay. Che farei di diverso? Cercherei di vivere cercando di piacermi di più, non lo so. Uh-huh. Andando da un psicologo, forse. Ne avremmo per risolvere certi miei lati. Sì, tornassi indietro, lavorerei più su me stessa da subito. Ok. Mi sarei risparmiata... insomma, tanti momenti bui di autocritica, mi sarei goduta meglio tutto il percorso che ho fatto. Certo. Ma perché, insomma, anche no. Giusto. Infatti io non tornerei mai, certi dicono, potessi tornare a 20 anni, ma... io sto bene così, adesso con la serenità, adesso dovrei ricominciare a vivere, adesso sì, adesso tornassi indietro all'età che ho. Sì, con la stessa consapevolezza, con lo stesso tutto, insomma. Va presa con gioia tutto, non con il terrore, con la paura di sbagliare, ma sì, 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 sì. Allora, io adesso ho imparato che nella vita c'è sempre il lato, c'è sempre qualcosa, cioè, non si muore. Per me una volta non riuscivo a fare una cosa, ah, orrore, no, c'è sempre un secondo... il lato B. Ok. Certo. Per me era o bianco o nero. No, ci sono tanti punti di grigio, sfumature. Ragazzi, io direi questo, ecco. Sì, vi piace fare doppiaggio? Bene. E se non riuscite, pazienza. Dovete cercare di trovare in voi... ma sempre col divertimento, con la naturalezza, con la gioia, con la serenità, con il giusto peso delle cose. Ecco, dare il giusto peso alle cose. Non muore nessuno se un provino va male. Non è che siamo dei chirurghi, oddio, è andato male il provino, sono una merda, non sono più capace, non mi chiameranno più. Ecco. Purtroppo noi attori cadiamo molto spesso in questa paura. Non squilla il telefono. Oh, che cosa ho fatto di male? Allora adesso devo telefonare perché non mi chiamano più. Non, è colpa mia, è colpa mia. No, no, leggeri, leggeri. Okay. Bene, bene, bene. Anche questo è importante. Non sarei questo lato. Ok, ok, grazie. Perché poi tante opportunità le ho perse proprio per questa cosa. Le ho perse, cioè. tanti treni, per la paura di, magari non andavo ai provini, no, oggi non me la sento, oggi non è cosa. E magari la vita poteva andare in un altro modo, perché mi sono persa dei provini anche importanti, non ci sono andata perché... non mi sentivo e ho perso un'opportunità, l'ho persa. Certo. Ok, bene, allora passiamo alle vostre domande. Nel frattempo mi consigliano una frase storica, tu Alessandra, da aggiungere, ossia, se sei d'accordo, l'arte è come un vino o un olio DOP.
Questa è piaciuta, quindi se ti piace noi la inseriamo, che dici? Sì, sì, l'arte è come un buon vino. È come un buon vino, sì, sì, esatto, sì. Un olio. La frase storica, per chi volesse divertirsi in chat, numero 242. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. 242, è un gioco domani, oh! Oh, infatti, 24, 2, 42, cioè, secondo me viene fuori un bel terno. Facci sapere, se. Facci sapere, esatto. Ok, e al jingle, siete pronti? Ti chiedo scusa in anticipo, Alessandra. Ragazzi della chat. Ok, questo è il momento più basso della diretta. Tu? No. È Yolanda Granato. È Yolanda Granato. Che salutiamo. Ah. Si sente che è una professionista e non spam. Sì, sì. Si sente che a non me è non me l'hanno chiesto di farlo. Chissà com'è. Chissà perché. Allora, proponiti. Fallo tu direttamente e mandalo in onda. Non può. Ah, però così. Farò così, man, stai attento domani. Guarda, stupiscili, li devi stupire. Esatto, guarda, Spank, io volevo darti questa chance. Ho chiesto delle referenze a Massimo Corvo e mi ha detto, guarda, è meglio di no. Lascia perdere. Sono andato da Yolanda. Allora, la prima domanda è di Tommy. Buonasera a tutti, vorrei sapere o chiederle dell'esperienza di doppiaggio di Donna Noble in Doctor Who. Vedi, gliel'ho già chiesto io questo, quindi ti ho rubato la domanda, Tommy. Vado avanti, buonasera fanpage, vorrei salutare i nostri cari streamer e la nostra ospite e ringraziarla di essere qui con noi. Vorrei chiedere ad Alessandra qual è il ruolo che crede sia più simile a lei a livello caratteriale. Donna Martin? Di Beverly Hills. Donna Martin di Beverly Hills. Anche lì è un ruolo veramente storico. Beh, di una serie bellissima. Sì, la stupida. No, ingenua. Sì. Eccola. Vedi. Bene, bene. Sì. Quindi Donna Marti. E invece sono bravissima a fare le cattive. Sono bravissima. Mi diverto da morire. E vorrei imparare qualcosa, ma niente, poi nella vita non... Perché quando si è buoni di natura. E spesso i buoni fanno i cattivi in una maniera eccezionale. Vi ricordo, vedi Massimo. Sì. Beh, è vero. A proposito di Beverly Hills, vedi, c'è Roberto e chiede, vorrei chiedere ad Alessandra com'è stata la sua esperienza di doppiaggio in una serie che è stata un cult, ossia Beverly Hills 90210, dove ha prestato la voce al personaggio di Donna Martin. Quindi che ricordi hai? Lo confermo perché è stato veramente, sono stati degli anni divertentissimi. Ancora si lavorava insieme, eravamo tutti, rideva gli scherzi che sono usciti da quella serie, gli scherzi che prendevamo di petto Oreste, gli scherzi che abbiamo fatto a Borghetti, una volta una collega ha messo in mezzo tra due porte cioè, l'ha chiuso dentro, perché dovete sapere che per insonorizzare le sale noi abbiamo a volte in alcuni studi due porte che chiudono, sì. E in mezzo c'è uno spazio, sì. E beh, una collega, non posso fare nomi, è chiusa dentro in mezzo alla porta con il porco. Vabbè, deve essere stata una scena divertentissima. Cosa è uscito da quella serie? E poi abbiamo cominciato tutti quella serie non sapendo il successo. Ma io addirittura ci hanno chiamato a Sorrisi e Canzoni TV a fare l'intervista. Veramente è stato, adesso non il caso del mio personaggio, ma c'erano gli altri che erano molto più gettonati, e i fan li chiamavano sempre, li pestavano, gli telefonate a casa, sono state belle soddisfazioni, è stato divertente. Poi abbiamo fatto una bella festa dopo, alla fine,
il direttore Marco Guadagno, insomma, ci ha dato dei premi, delle cose, dei riconoscimenti, è stato carino. Bene, beh, è stata una serie veramente bello, importante. Cioè, bello perché abbiamo fatto veramente una bella... ci siamo legati. Abbiamo lavorato con piacere, e poi abbiamo riso tanto, tanto. Bene, bene. È bello poi quando la serie, oltre a essere iconica, esce un prodotto veramente top sotto tutti gli aspetti, poi si crea anche quell'alchimia, no? Con il gruppo di lavoro. In sinergia, ecco, esatto. Abbiamo lavorato in sinergia insieme, perché questo lavoro è un lavoro d'équipe. Tu non puoi essere lì solo che... no, ti devi fondere e col direttore, con l'assistente, devi diventare un tutt'uno. Allora sì che diventa musica. Se non ti fondi, cioè non puoi primeggiare tu. No, deve essere un'osmosi, è bello perché è un tutt'uno. È un tutt'uno. A me piace fondermi con tutti. Non mi piace una cosa che si deve sentire solo lei o... no, deve essere tutta una bella omogenesi. Questo è il segreto, secondo me, di un buon doppiaggio. Ok. Una bella sinergia tra tutti. Difatti è difficilissimo doppiare con direttori magari che sappiamo che non ci... quando senti che c'è qualcosa di ostile un pochino, che non... magari non crede in te, non... è difficile. È difficile. Perché poi insomma immagino quando poi la persona... rendi meno. E se ti approcci con uno stato d'animo che magari è già... diciamo non dei migliori in partenza, quindi hai no, perché non ti lasci andare, perché stai sulle tue, sei contratta e non vai alla ricerca di tutte le cose dentro di te che potresti invece tirar fuori, perché quando ti senti sicura che dall'altra parte hai la totale abnegazione, sì. Poi veramente dai tutta te stessa e può nascere qualcosa di grande. In linea generale, incoraggiamento positivo, ragazzi. Incoraggiamento positivo, anche nella vita questo. Sì, sempre, ma nella vita soprattutto. Parte dalla vita. Quando ce l'hai dentro di te, allora va bene tutto. Va bene l'amore, va bene il lavoro. Bisogna prima fare un buon lavoro su se stessi, sì. Quante perle, non ci sono tante cose questa sera. La vita è il tutto, è l'uno. Almeno secondo me, io mica faccio il resto, per me, secondo il mio punto di vista. Chiediamo a chi ci ascolta il loro punto di vista. Commentate. Allora io voglio che voi mi diciate qual è il vostro punto di vista, dai, ditecelo in chat mentre noi andiamo avanti con le domande, ce lo scrivete e i più carini, diciamo, li leggeremo. Siate carini e coccolosi. Qui diluvia, lo so. Io voglio anche che mi si dica no, perché tu in questo doppiaggio facevi cagare. Non ho visto cose del genere, però qualora ci fossero, insomma, invece, con garbo. Aspetto anche le critiche, perché dalle critiche, se sono costruttive, ne puoi sempre trarre qualcosa di buono. Non si butta niente, però. Come dice il buddismo, non si butta niente, anzi. Dal fondo nasce il fior di loto, dal fango. Vedi, dal fango. Spunky, questa è bella. Ho pensato subito fango, a te. Non lo so, però mi ha fatto pensare a te. Ma lasciate perdere. No.
Lasciatela perdere. Ma lei è il lato comico di questo canale, un po' il martellone della situazione. Cioè, se non ci fosse Spanky non si andrebbe avanti. Sì. Questa infatti... proprio... L'ho sparata troppo... Aspetta, apro la finestra perché c'è... Allora, vorrei chiedere ad Alessandra com'è stata la tua esperienza di doppiaggio in Smallville, dove hai dato la voce a Martha Kent, attrice che poi hai ritrovato nella serie Virgin River. Penso. La mamma di Superman, Martha Kent. Sì. Silenzio. Silenzio. No comment. No comment. La tua domanda... carina quella serie, non è un'attrice che amo particolarmente, quella detto tra noi tra noi pochi, una noia. Una noia. A voi vi è piaciuta? Allora dipende dall'età in cui la guardi. Guarda, a me quella serie non è, anche no, se la serie di tutti. No, a me in realtà non è piaciuta neanche la serie. A me in realtà non è piaciuta neanche la serie, devo essere sincero. Però sì, quel ruolo in particolare, cioè è né carne né pesce, secondo me, capito? Passa un po', non lascia mai la sua impronta. La sua impronta. Siamo anche forse un po' deviati, no? Non è il massimo che abbia desiderato. Ok, non è il massimo. Non è il massimo che abbia desiderato. La sentiamo comunque recitata bene da te, quindi quello in grado di valutare. Quello è in dubbio, però sì, come personaggio non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero. Ecco, lì devo dire che sì, me lo riconosco, diciamo che un po' l'ho migliorata. Mo' di coni. Secondo me sì, perché se la sentite in originale è un po' artefatta, un po' parliamo diversi di cose. Mm-hmm. Strano. Vorrei chiederti invece della tua esperienza di doppiaggio in Grey's Anatomy con la dottoressa Erika Ann, e sia la dottoressa Erika Ann sia la dottoressa Catherine Avery. Vedi come sono preparata. Molto divertente, Anna, molto divertente, molto dura, competente, molto brava, e poi questa verità nella sua vita privata, che poi alla fine viene fuori, è stato veramente un bel lavoro. Ed è stato un altrettanto bel lavoro. Io poi all'inizio non lo sapevo chi era l'attrice, non sapevo, l'ho scoperto dopo che era la stessa della famosa di Fame, l'insegnante di ballo, ragazzi. Sì. Lei ha fatto un ruolo straordinario là, a parte che fisicamente dopo è molto cambiata, ma in Grey's Anatomy, caspita, ecco, quelle sono attrici di talento, con un certo spessore, ironiche, dalle quali puoi solo che imparare, è bellissimo. Okay, al contrario di Martha, ti lasciano qualcosa, ti al contrario di Martha Kent, sono, sono d'accordo. E qual è l'aspetto che ti piace di più del tuo lavoro? L'aspetto meraviglioso è come ti vedono le persone, come ti vedono, che cambia. Un direttore magari ti vede che puoi fare solo attori seri, solo ruoli seri. Altri comici, altri ancora, e così almeno puoi fare tutto. Ed è meraviglioso. Beh, effettivamente. Non tutti ti vedono allo stesso modo. E questa è la cosa bella. Perché io come da attore mi calerei da sola, mi metterei in tutti i ruoli perché mi sento attrice e l'attore deve saper fare tutto. E invece certi direttori dicono no, allora lei ha un carattere così e il comico non lo può fare, quello non lo può fare, eh? Allora, siccome meno male ci sono tanti direttori che ti vedono in maniera totalmente diversa, che almeno puoi fare tutto.
perché io magari con alcuni attori faccio solo ruoli seri, drammatici o sposati o eccetera, con altri mi vedono fare le sceme, le ironiche, io almeno faccio tutto, altri mi fanno fare le cattive. Questa è una cosa molto divertente, ecco, che nel doppiaggio magari la mattina ti ritrovi a fare una cosa, poi all'una e mezza cambi ruolo e voilà! E sei tutt'altro. Non ti annoi mai. Vestire panni diversi in poco tempo, bello. Sì. Veramente bello, deve essere una la bella creatività, emozione. L'ennesima potenza, la creatività l'ennesima potenza. Deve essere veramente una bella sensazione, ecco, poter immedesimarsi in così tante personalità, in così tante sfaccettature, no, di quella che poi è il carattere umano. Anzi, e adesso che praticamente la voce mi si è appesantita, mi danno anche ruoli a volte più pesanti. E dico, cazzarone, adesso mo questo come lo risolvo? E è lì che mi metto in discussione, dico, adesso mi invento una cosa, adesso faccio così. E quella è la cosa bella. Dire, oddio, mo questa è bravissima. E come faccio? È là. Perché addoppiare le cose prima. Semplici e belle sono bravi tutti. Certo, c'è invece io preferisco magari la cosa caratterista, il personaggio secondario, però più particolare, così almeno mi ingegno di più. Okay. Perché a fare il protagonista sono bravi tutti, vai lì, metti la prima, va! E vai! Gisocchi. Invece l'altro, il caratterista, ha tante sfaccettature, devi andare a scavare, andare a trovare cose nuove. Qual è il ruolo che avrà sempre un posto speciale nel tuo cuore? Ma dei personaggi che ho fatto? Sì, dei personaggi che hai fatto. Allora, fatto è un film vecchio, ma lo ricordo ancora perché io ogni anello nelle scene toste doppiavo e andavo in bagno a piangere, Via da Las Vegas, un film molto particolare, toccante, dove c'era il protagonista Nicolas Cage, faceva il ruolo di uno che aveva perso la famiglia, mi pare, la moglie, eccetera, e aveva deciso di morire ubriacandosi. E nella sua vita, appunto, ubriacandosi, eccetera, incontra una prostituta, la mia attrice, oddio, si chiamava? Vedi, io mi ricordo gli altri e non mi ricordo i miei. Elizabeth Shue, bravissima. E quel film ancora me lo ricordo quanto mi ha toccato, quanto ho pianto. Io andavo cioè non ce la facevo, doppiavo e perché mi medesimo talmente nelle cose, mi toccano. Lo recupererò. Entro proprio. È stato bello, pesante, ma Nicolas Cage è strepitoso. Grande Nicolas quello, Cage. Quello rimane. Rimane nel mio cuore. Willow, buonasera Alessandra, grazie per essere qui con noi stasera, ispirandomi al personaggio di Rita Skeeter. Volevo chiedere qual è il tuo rapporto con la celebrità e i fan? Adesso è buona. Prima ero molto, appunto, essendo stata una timida, io non amavo apparire, non amavo fare interviste,
E quindi mi so, davo dell'idea di una molto snob, molto... Non apparivo, semplicemente non apparivo. Mm-hmm. E invece adesso che mi godo tutto, mi godo la vita, ho imparato, e adesso mi fa piacere, niente. Anche perché sono, cioè, noi viviamo grazie a loro, grazie a loro che ci ascoltano, grazie ai fan, e quindi li amo tutti. Se posso, ecco, chi mi risponde, mi fa domande su Facebook, mm-hmm. do delle risposte, ho anche aiutato persone che magari volevano entrare a vedere, perché mi metto sempre io nei loro panni, perché io non mi sono mai dimenticata dei miei inizi, di come è stato difficile, non essendo stata figlia di nessuno, perché tanti, tanti colleghi erano figli di, e quindi aiutati, io che ho dovuto faticare, che, cioè, non mi è piovuto tutto dal cielo, me lo ricordo, mi ricordo gli inizi, mi ricordo di quanto è stato difficile, e allora io ho molta empatia, mi metto molto nei loro panni, e come io ai miei tempi dicevo, oddio, potessi incontrare Amendola, cosa farei per lavorare con lui? Che bello! Io penso a loro quando mi dicono, oh, la trompata, poverini, è vero, perché rispetto a me, quando ero ragazzina, io poi quando ci ho lavorato con Amendola è stato una gioia indescrivibile, una gioia indescrivibile, quando l'ho conosciuto davvero e quando ci ho fatto il primo provino, ma io non stavo nella pelle. Che bello. Quindi io da fan, e quindi non si deve mai dimenticare da dove si è partiti. Mm-hmm. Certo. Parole sante, mi viene sempre in mente Roberto Chevalier quando in live ci ha detto, e che me frega, io sono ateo. Non m'ha ucciso quel Allora, andiamo avanti con le domande. Vedo se c'è una differenza. In quale tipologia di prodotto ti trovi meglio a lavorare? Film, serie, animazione, serie animate, e in quale meno? Quindi qual è il tipo di prodotto che preferisci e quello che invece non ti piace? No. Guarda, io adesso farei solo sitcom. Sitcom. C'ho voglia di ride. Mi piacciono tanto. Mi piacciono tanto, ma mi piacciono anche i cartoni animati e me ne danno pochi. A me piacerebbe tanto doppiare questi cartoni della Disney, fare le vocine, darei non so cosa, invece mi capitano raramente, ahimè. Ok, quindi sitcom, belle. I cartoni sono bellissimi, io essendo una sognatrice... Sì. Ma figurati, fare tutta l'epopea del dell'Hotel Transilvania. Mm-hmm. Io me li sono visti tutti quei film, carinissimi, carini. Sì. È Bisio o no? Bisio. Sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Io non dico bla bla bla. Conte sì. Dracula. No. Come no? Sì, sì. Sì, sì, sì. È vero, mi sbagliavo. Sì. Attore. Sì, certo. Sì, sì. Assolutamente. Attore. Puoi raccontare... Oppure tutta la... No, dimmi, scusami, Alessandra. No, stavo dicendo altri aspetti, quelli delle... L'era glaciale. L'era glaciale. Pari, tutti quegli animali. Io darei non so che, io pagherei. Anche lì c'è Bisio. Anche lì Sid è Bisio, e Melman era Leo Gullotta e Pino Insegno. Diego era Pino Insegno. Sì.
Beh, che non mi bello. Chiamano, ecco, anzi, lancerei un messaggio a tutti i direttori. Fatemi fare un personaggio. Alessandra, quando ho fatto dei cartoni delle Barbie, Barbie Feritopia, una cosa del genere, dove facevo la Barbie cattiva. Che poi... Ah, è stato bellissimo, bellissimo. Infatti è già partito un hashtag in chat, più cartoni per Alessandra Corompai, oppure hashtag giustizia per Alessandra. Cioè, diffondiamo questo hashtag, stanno scrivendo ottimo. Quindi difatti l'altra serie carina che mi ricordo con tanto affetto, l'altra sitcom, Otto sotto un tetto. Sempre vecchia, perché queste sitcom andavano negli anni 90, adesso è raro. Otto sotto un tetto, c'era Monica, appunto, Monica Ward, che doppiava lui, il ragazzino. Ayla Pavese, Ayla. Franco Zucca, il protagonista, facevano moglie e marito, e io facevo la zia di questa famiglia di neri. Ah, quanto ci siamo divertiti quelli. E quanto ti rendi conto di quanto sono bravi sti attori che pure lì gireranno a ruota, ma lì andavano a braccio anche loro, e si vedeva quando si mettevano a ridere, si vedeva, perché andavano avanti, quelli mica la rifacevano. Ma i ragazzini, che piacere doppiarli, che piacere, veramente dei seri professionisti. Sì, che poi prima c'era molto questa tendenza del doppiaggio, che spesso le voci femminili, cioè le donne, riuscivano magari per estensione vocale a doppiare i bambini. Ragazzi, vedi anche Ilaria Stagni, sì, sì. Insomma, adesso è una tendenza un po' meno frequente, nel senso che adesso si cerca proprio di portare magari bimbi all'eggio. Sì, perché non è da tutte, perché tante colleghe che hanno provato, che le hanno usate, perché i bambini, si è sempre alla ricerca di ragazzini freschi, bravi, ma non è detto che ci siano i ruoli, e quindi a volte si usavano attrici, ma si sentiva. Non tutte lo sanno fare. È difficile. Ilaria è bravissima. Ilaria è un'altra amica, collega, carinissima anche lei, che le è rimasta la voce intatta, giovanissima, uguale, non è cambiato nulla, uguale, brava. Un altro cavallo matto, l'avete intervistata Ilaria? No, non ancora. So che insomma ci siamo in contatto, però ancora non siamo riusciti. Un cavallo pazzo. Lei è veramente un cavallo pazzo. Allora, Chuck Spire, il man tratta Spunky come Cat Grant trattava Kara nella prima stagione di Supergirl, una magnifica cat doppiata dalla mitica Alessandra. Se ricorda qualcosa del personaggio della serie e come si è trovata con il ruolo di Kat? Grazie mille. Bellissima, bravissima anche lei, brava, eccentrica, poliedrica, snob al punto giusto, molto divertente, all'esasperazione, portava all'esasperazione, la perfezione innanzitutto. Tutto doveva essere perfetto, tutto doveva essere come era lei, e poi la difficoltà, parlava a raffica, veramente un'attrice, cioè per recitare così a quelle velocità. Difatti gli adattatori tutti mi dicevano, mi telefonavano: Alessandra, ti sei trovata bene con i nostri adattamenti, vero? E no, perché per adattare il tuo ruolo non è semplice, pure per doppiarlo, cioè non prendeva fiato, aveva quelle sleppe. È vero. Tutte d'un fiato. Ecco, quello è un personaggio che a me è piaciuto molto. Doppiare quelle cose.
Ma le serie ormai non hanno niente a che invidiare dei film. Tanti dicono, ah, i film, no, meglio, più bello. Ma le serie sono di gran, hanno veramente di gran lunga sorpassato a volte i film. Prima le snobbavo, le serie, non le vedevo mai, dico no, per carità, meglio il film che nasce e muore. Invece adesso ci sono degli sceneggiatori bestiali, fanno dei lavori meravigliosi. Poi, a prescindere dal fatto che una serie ti possa piacere il genere, certo, però fanno degli intrighi, degli intrecci, ti incollano, ti incollano. Io durante la pandemia, quando si stava a casa, Netflix l'ho bruciato a ruota libera, proprio finiva delle serie, finivano e ta! È vero. A ruota, eh? Ruota. Ti non capiamo. Potevo non, vedere, non continuare a vederle. Soprattutto su e poi le vostre serie preferite invece quali sono? Preferite, guarda, ce ne sono tante in realtà. Se devo pensare a quelle che ho visto di più, anzi, consigliatemi. Allora, Modern Family, allora, se ti piace ridere, Modern Family. Guarda, anche io sono un amante delle sitcom, cioè penso che sia il mio genere preferito in assoluto, la sitcom, perché come dici te, mi piace ridere quando magari la vita ci porta davanti a giornate pesanti, stress, vedi una sitcom ed è intrattenimento puro, quindi a me piace molto Will & Grace, che è stata una delle mie serie preferite in assoluto. Ancora le rivedo, ancora se capita me le vedo. Infatti Will & Grace l'adoro, Scrubs anche è un po' diversa, perché lì oltre a ridere ti fa anche molto riflettere, però è una bella serie. E poi non lo so, se dovessi scegliere una terza sitcom, probabilmente direi... più recente direi How I Met Your Mother, anche quella è molto carina. Ho sentito? C'è un mio ritorno di voce, ho sentito. Ok, How I Met Your Mother. Non vi sento più. Non ci senti più? Ci senti, Alessandra? Non vi sento più. Oh no! Come non ci... Noi ti sentiamo. Ah, e non ti ho sentito, che serie hai detto? Ah, ok, How I Met Your Mother. Conosco. Non la conosce, vedi, un po' sullo... Oh, invece a te cosa ti piacerebbe doppiare? Che vorresti doppiare per antonomasia? No, no, non lo so, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Ma un in particolare, da dove vorresti cominciare? Cartoni, che ne so, hai una tua preferenza? Vorrei cominciare da un ruolo pittoresco comunque. Non la cosa basica, perché me la cavo meglio sulle cose strane, quindi... Tipo Skeeter, Rita Skeeter. Tipo Rita Skeeter, sì. Sì. Anch'io avevo... Io volevo doppiare tutti i film di Catherine Hepburn. Di Audrey Hepburn, Catherine Hepburn. Volevo doppiare tutti quei film là. Tutte loro, avevo la mia... Bellissimo, sì. Beh, quei ruoli. Rita Skeeter è stato divertente anche, eh? Sì, pure quella. Divertente. Cattivella anche lei, quindi. Eh sì, però la cattiveria ci sta. Sì, è quello che rende che viene ricordata, poi. Esatto. I buoni sono presto a passare nel dimenticatoio, sono buoni. Vero. Annoiano. Vero. Vero. Alessandra, quindi concorderai, una volta quando venne con noi, da noi in live, David Chevalier, disse questo: il paladino è un po' dupalle. Da quello che hai detto, anche tu concordi con, cioè, meglio magari il villain multisfaccettato. Sì, madonna. Ma anche lo scemo del villaggio come ruolo da interpretare. Brava, sei perfetta, Spanky. Perfetto per te, sì, perfetto. Effettivamente. Il giullare di corte. Ti piace? Ti piacerebbe? Beh, sarei in grado. Sì. Ok. Mio re.
Vuoi provare a fare una frase di Rita Skeeter? Così sentiamo Alessandra che ne pensa. No, non me ne ricordo neanche me. Adesso fa finta di non ricordarsene. No, abbiamo messo una clip di 2 minuti e mezzo per presentare Alessandra su Rita Skeeter oggi nel canale Telegram. E tu, guarda caso, non te la ricordi. va bene, andiamo avanti. Allora, c'è una domanda di... fammi vedere... vado di Ilaria, ok. Buonasera team, buonasera Alessandra. Vorrei chiedere, no, Rita Skeeter ne abbiamo, a meno che non vuoi aggiungere altro, Alessandra, questa è un'altra domanda su un'esperienza di Rita Skeeter. Se vuoi aggiungere qualcos'altro oppure va bene così. Aspetta, vedo, sono io bloccata? Io vedo bloccata. Alessandra? Ok, presidente? No, beh, ci stava, però era carina il presidente. Presidente? È completamente uscita, vabbè. O la vedi? No, non è uscita, adesso rientrerà, dai, al link, insomma. Eccola. Eccola. Scusate, mi è morta la batteria. È morto improvvisamente il computer, scusate. Okay. No, nessun problema, nessun problema. Ok, allora vado a farti la prossima domanda. Sì. Dato che ha cominciato a 19 anni come molti di noi giovani aspiranti e neodoppiatori, qual è stato il suo percorso a quell'età di apprendimento? Cioè, cosa ha fatto arrivata a conoscere il leggio? Non ho capito la seconda parte di domanda. Vabbè, fermiamoci alla prima. Qual è stato il suo percorso a quell'età di apprendimento? Intende... Non ho capito cosa intende, però. Ci ha spiegato... Sì, mi sono approcciata, ecco, come ho detto. Ci ha spiegato prima. Scuola. Ah, ok. E mi sono presentata in uno studio di doppiaggio. Ho visto al direttore che posso assistere. Io assistendo in silenzio, in sala... piano piano, e a casa mi esercitavo, a casa vedevo tutti i film, ripetevo, mi registravo, leggevo, così passavo il tempo a ripetere, e poi la mattina durante il giorno andavo in sala e sentivo tutti i doppiatori, tutte le intonazioni. Ok. È stata quella la mia scuola, assistere. Che bello assistere, purtroppo è difficilissimo. Purtroppo adesso non si può più. Infatti voi ragazzi, cioè chi si approccia adesso è purtroppo, si impara tanto assistendo, si impara tanto, perché rubi con le orecchie, fondamentale. Sì. È vero. Prima avevamo chiesto alla chat di dirci la loro, prendo due commenti a caso. Il primo era, io posso affermare che la vita è il bene più prezioso che abbiamo, è come una piccola piantina che grazie all'esperienza e a ciò che apprendiamo da chi incontriamo si nutre e cresce. Invece Willow dice, io sto imparando un po' tardi a dire il vero che è inutile vivere di rimpianti per le scelte passate. Perché in quell'istante del tempo e dello spazio qualsiasi scelta fatta era l'unica possibile. E soprattutto che non dobbiamo lasciare che nessuno condizioni la nostra felicità a favore unicamente della propria. Chi ti ama vuole essere felice insieme a te, non grazie a te o peggio a tuo discapito. Bellissimo. Lo sposo appieno, certo. Beh. Ma no, a volte da ragazzi non è sempre così, perché per piacere, per compiacere, e allora ti immedesimi in tutt'altro, ti immedesimi in quello magari che non sei, per compiacere all'altra persona, per somigliare a un ideale che si è creato l'altra persona di te, che tu non sei, però pur di stare con questa persona, poi magari li illudi e ti illudi te di essere un tutt'altro, ma non è così. E non vivi appieno, non vivi la tua vita reale, vivi un'altra vita che non sei tu. Ok. Domanda, Alessandra può decidere di non rispondere se vuole. Le chiedo cosa le direbbero mamma e papà se in questo momento fossero qui a vederla.
Beh, sono stati i miei fan numeri uno. Beh, sì, E cosa mi direbbe? Mamma sarebbe contentissima. Mamma, anzi, si vantava sempre con tutti. Vedi, conoscete Alessandra? È bravissima. E io le dicevo, mamma, non dire. Ecco, un'altra cosa. Ma fatti i fatti tuoi, e se ti metti a dire... No, perché non l'hai sentita in tocco... Carina. Le mamme. Tutte e due. Mi hanno sostenuta, mi hanno... Anzi, dopo, all'inizio io, dunque, appena smesso doppiaggio, ho studiato come accompagnatrice turistica e avevo trovato subito lavoro in un'agenzia turistica. E mi avevano presa, mi avevano assunta. Io dopo 3 mesi ho detto, no, questa non può essere la mia vita, dietro una scrivania. E mi sono licenziata, ma senza dire niente ai miei. E io dicevo a mamma, guarda, vado a lavorare in agenzia. E invece andavo in sala a sentire. Quando poi... è stata la mia strada, ho detto mamma guarda mi sono licenziata, veramente è da un bel po' che non lavoro più in agenzia, ma faccio doppiaggio. Che? Ma che sei matta? Ma come hai fatto? Ma davvero? Mi hanno preso un po' per pazza. Perché è stata una cosa non da me. Ok, chiaro. Facciamo dato che sono le 11:10 e noi abbiamo la nostra policy del non sequestrare gli ospiti ed Alessandra è stata veramente molto carina e disponibile ad essere qui con noi. Veramente è stato piacevole. Grazie. È zero che sono volate. Oh, vedi, no. che bello. Siamo, questo, siamo molto felici. Non mi avete fatto sentire a disagio. È bellissimo. Fantastico, grazie. Una bella chiacchierata tra amici. È stato bello. Bene, grazie. Per noi siamo veramente molto felici di questo feedback perché per noi è sempre bello poter conoscere poi le persone che sono dietro ai professionisti che ammiriamo e che stimiamo. Infatti noi invitiamo questo format specifico, invitiamo quelle che noi reputiamo le eccellenze, per noi sei veramente un'eccellenza assoluta ed è stato molto bello poi poter vedere che bella persona anche c'è dietro allo splendido professionista. Quindi grazie mille per essere stata qui con noi. Veramente, sì. Se sei d'accordo, Alessandra, io, dato che è uscito l'hashtag sequestriamo gli ospiti, ti prego, l'ultima domanda. Se ti va, rispondiamo all'ultimissima domanda, certo. E poi ci salutiamo. Sì, pescala, sì. Su Breaking Bad, ti prego. La Breaking Bad. Ma l'ho rivista tutta. Perché ero persa Better Call Saul. Lo spin-off. Certo. Sì. Sono un po' indietro, però Better Call Saul... Io sto aspettando, perché non è finita. E sto aspettando... che rivada in onda il finale, è bellissima, e con la scusa di Better Call Saul alla fine mi sono rivista tutta Breaking Bad, bellissima. Quindi Spanky si è fregata la domanda della chat chiedendoti di Breaking Bad, quindi a questo punto rispondiamo: com'è stata l'esperienza di Breaking Bad? Perché insomma è un personaggio meraviglioso anche lì, particolare. All'inizio non decollava, sembrava un po', poi anche il mio personaggio un po' così di contorno, che altro era lui, dove ruotava tutto. E poi alla fine, caspita, non me lo sarei mai aspettato, un cambiamento così... Vedete le serie, cosa dicevo prima delle serie? Che da un niente poi gli sceneggiatori ti tirano fuori... Ti sorprendono. Le storie assurde. È quella la bellezza, che non sai mai dove va a parare poi.
in finale, non sai ma mai. Ma tu avresti fatto come lei? Ovviamente trovandosi in una situazione di quel genere, che speriamo di non trovarci mai, con un marito che decide di... Chi può dirlo? Ma magari sì, per appoggiarlo, per... Che poi all'inizio no, all'inizio lo voleva proprio ripudiare, però poi gli stai accanto. Oh, ma vi rendete conto di quanti soldi? Anzi, io forse avrei approfittato un po' di tutti i miei soldi. Sordi. Sì. Lui, diciamo che poi alla fine gli hanno dato la testa a Walter White. Poi alla fine troppo. Sì, è sempre il solito gioco del potere, no? Lui era anche a livello di scrittura. Sì, a livello di scrittura funziona, no? È il vinto. Non posso finire il ragionamento, però il ciclo dei vinti aveva un suo senso come riferimento all'interno del ragionamento. Lui è un vinto dalla società che dice: beh, prima di morire, visto che tanto è inevitabile, almeno lascio qualcosa a chi, a chi rimane. Quindi in un certo senso ti portano dal punto di vista di scrittura a stare dalla sua parte, anche se quello che fa è assolutamente condannabile. Però è il cattivo meno cattivo rispetto agli altri che incontra. Cioè ha a che fare con persone che sono anche molto più cattive. Alla fine no. È per questo che in realtà tutti quelli che gli ruotano attorno, anche Saul, sono personaggi positivi in realtà. Cioè se si guarda la storia, la moglie è un personaggio positivo, così come Saul è un personaggio positivo, però sono personaggi che tu per buona parte della serie odi perché rischiano di mettere i bastoni fra le ruote a quello che per te è il protagonista assoluto e l'eroe. Come però non è un eroe. Saul, il fratello. Sì. Non voglio spoilerare niente, ma ho tirato un sospiro di sollievo poi quando... Perché sono quelle serie particolari dove in realtà personaggi positivi vengono non sempre accolti benissimo a livello di simpatia, perché ovviamente vanno un po' contro quello che è l'eroe che ci stanno descrivendo in quel momento, dimenticandoci che in realtà non è... Hanno ragione loro. Un eroe, sì, che loro avrebbero ragione, nel mondo di tutti i giorni avrebbero ragione loro. Sì. Particolare come cosa. Bello, ce ne fossero di serie così. Vabbè. È vero, bellissime. Allora, ragazzuoli, questa è la chiusura definitiva. Ovviamente ringraziamo tutti voi che siete rimasti qui fino alla fine con tutte le vostre domande. Mi dispiace che non sono riuscito a farne moltissimo, però... Tipo 100. Però... Anch'io ringrazio tutti, seguitemi sempre e io darò sempre il massimo per voi. Beh, che bello. Noi ovviamente ringraziamo tantissimo Alessandra di nuovo e come leggo in chat che scrivete anche voi, Alessandra sarai sempre la benvenuta sul canale qualora volessi tornare, questo mi aggrego a loro, sarai sempre la benvenuta, quindi grazie. Grazie mille. Sostenetemi per i cartoni animati. Sì, assolutamente sì. Sì, fate partire l'hashtag. Fate partire petizioni, hashtag, sì, cose. Sì. Altro che talent. Ma quale talent? Valeria Marini, lasciamola a casa. Ecco. Esatto. Più cartoni per Alessandra, esatto. Noi ci vediamo domani con un bellissimo speciale a tema Miss Marvel, perché ci prepariamo all'ultimo episodio della prossima settimana. E a parlarne con noi avremo il fumettista che ha disegnato quello specifico albo, che è Paolo Villanelli, e tre voci italiane protagoniste della serie televisiva, quindi Sara Labidi, Lorenzo Crisci e Matteo Liofredi. Quindi ci vediamo domani. Grazie. Tutte le voci giovani. Sì. Esatto, perché poi in quella serie è ambientata, diciamo, in India, no? Mi sembra in Pakistan nello specifico. Sì. E segue le vicende di una ragazza adolescente, no? Che impara a gestire i propri poteri.
quindi c'è tutta la trama, sottotrama di ragazzi, di amici, insomma. Di amici. Posso sì, è un po' una... Va bene così. Una teen, è una serie teen. Posso dire che non ti sei persa niente? So, domani mi ci no. No, non lo posso dire. Adesso sembra poi vabbè. Eccessivo, però allora, è una serie teen, il target è quello. Non l'ho detto, ma l'ho detto, ecco, mettiamola così. Ok. Dai, buonanotte a tutti, a domani! Ciao! Ci vediamo domani, fate i bravi! Ciao, ciao! Ciao. Ciao.